Si è appena accesa una sigaretta, sto parlando di Bobo Craxi in collegamento diretto con noi, con Canale 8, con il nostro TG. No, può anche tenerla se vuole, può anche tenerla. Non so se questo servizio di copertina l'ha rilassata. Intanto buonasera. Buonasera, grazie per l'invito, grazie a voi. Grazie a lei. Vogliamo, tanto per cominciare, commentare un po' quelle che sono le nuove disposizioni, neodisposizioni messe in campo. Io penso che come tutte le restrizioni, come tutte le proibizioni, invece di generare un elemento positivo, ci sarà sicuramente una reazione. E il fine è quello sostanzialmente di rendere la vita difficile a coloro che non si vaccinano, non genererà la corsa al vaccino. Dottore, è molto chiaro il suo punto di vista. Lei parla però di una dose esigua, dico dose per rimanere in tema, di Novax. Eppure sono proprio loro che hanno determinato questa ricrescita dei dati. In che modo, dal suo punto di vista, naturalmente, arginare questa piaga che continua ad espandersi, ragione per cui sono arrivate poi grandi restrizioni che portano, almeno in prospettiva, a quello che sarà, chissà, forse il vaccino obbligatorio? Il costo della chiusura era talmente alto che in qualche modo si è buttato il cuore oltre l'ostacolo e ci si è riavviati verso l'apertura della produzione nel nostro paese, se no il nostro paese non avrebbe potuto sopportare, anche perché non dimentichiamo, i cosiddetti ristori sono costati allo Stato, cioè a noi altri, più di 200 miliardi e naturalmente il governo si è reso conto che non, andando di questo passo si finiva in bolletta più che all'ospedale. Ora, naturalmente, così come è avvenuto in Germania, quel rischio che si è preso naturalmente ha una controindicazione, qual è? L'aumento dei contagiati, l'aumento anche dei morti. Insomma, in Germania, diciamo, i numeri sono molto preoccupanti. Pare che non si esca da questo impasse. Non capisco per quale ragione, se uno arriva con la mascherina in un locale pubblico, anche se non vaccinato, perché dovrebbe rischiare di contagiare, no? Insomma, io le restrizioni le vedo piuttosto un incentivo al vaccino. Questo grande movimento alla fine si fonda su una forma di protesta a prescindere, però noi non è che possiamo colpevolizzare una esigua minoranza nel nostro paese e quindi dobbiamo emarginarla come possibile. Io eviterei lockdown per i non vaccinati, mi sembra una sciocchezza, però capisco che si è parlato anche di questo. C'è anche un errore forse di comunicazione da parte del governo in questo senso. Conte aveva l'abitudine di parlare, Draghi lo fa di meno, naturalmente ci sono delle forze opposte che glielo impediscono, è come se non uscisse mai fuori questa personalità che in realtà dovrebbe forse comunicare un po' di più quelli che sono i benefici del vaccino. Che ne pensa? No, vabbè, di informazione ce n'è stata anche troppo, c'è un overdose di informazione sul virus, sul coronavirus 19. Anche sui contro però, soprattutto sui social. Insomma, quella in cui Conte comunicava in modo, diciamo, ripetitivo e anche era una fase molto drammatica in cui c'era una certa preoccupazione, un certo spavento. Craxi, le chiederei una battuta anche su Napoli. Neo eletto Gaetano Manfredi, nuovo governo, c'è ovviamente la piaga dei quasi, si parla di 5 miliardi di euro di dissesto, li lamenta così come faceva il suo predecessore, chiede circa 200 milioni annui per i prossimi 5 anni, quindi arriviamo a grandi cifre, soltanto per tenere un po' in mano la situazione. Primo, aiutare il lavoro, i lavoratori nello spostamento, diciamo, i luoghi di lavoro. Secondo, non lasciare senza assistenza i cittadini che ne hanno diritto, ne hanno bisogno, e mi pare che Napoli, essendo una grande città, ha purtroppo un certo numero di bisognosi. Esatto, grazie di cuore a Bobo Craxi per essere stato in nostra compagnia. Purtroppo, dottore, il tempo stringe, dobbiamo chiudere, ma sicuramente l'aspettiamo per un prossimo intervento. Volentieri. Grazie soprattutto per l'esperienza che ci ha restituito questa sera. Volentieri, oggi è andata male il Napoli, ho visto, no? Ahi noi sì, l'abbiamo appena commentato. Senza Osimhen purtroppo il Napoli perde, porca miseria. C'è da lottare, ne abbiamo parlato proprio per un paio d'ore fino a 10 minuti fa nel corso della trasmissione sportiva. Sì, un duro colpo per la città, ma ci riprenderemo, soprattutto in campionato. Va bene, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci, grazie.